bentornati, come state? Spero davvero tutto bene. In questi giorni di quarantena ci stiamo facendo compagnia cucinando l'impossibile e scambiandoci consigli per superare queste settimane davvero dure. Su Instagram vi avevo già anticipato questa ricetta e a proposito, se non mi seguite ancora fatelo subito perché lì sono molto attiva e possiamo avere un filo diretto. Mi sono accorta di non aver mai condiviso sul canale una ricetta della Charlotte, eppure è uno dei miei dolci preferiti. Questa volta l'ho preparata con le fragole e questi biscotti davvero particolari. Somigliano a dei savoiardi ma hanno origine francese. Si chiamano biscotti rosa di Reims. La loro caratteristica è ovviamente il colore e il fatto che per prepararli bisogna cuocerli due volte. Questi io li avevo comprati in viaggio a Parigi, ovviamente potete sostituirli con dei pavesini oppure dei savoiardi, nessun problema. Non dimenticate di lasciarmi un like al video e se volete rimanere sempre aggiornati dovete iscrivervi al canale attivando le notifiche e cliccando sulla campanellina. E ora vi lascio alla ricetta. 400 ml di latte, 130 g di zucchero, 40 g di amido di mais, 4 tuorli, la buccia di un limone bio e un pizzico di sale. Prima di ogni cosa devo preparare la crema, quindi in un pentolino verso il latte ed aggiungo la buccia di limone. Mi aiuterò con un pelapatate così riuscirò a prendere solo la parte gialla. Se volete potete aggiungere anche la vaniglia, io non l'avevo in casa. Quindi faccio scaldare il latte affinché il limone rilasci tutto il suo profumo. A parte in una ciotola verso i tuorli, aggiungo lo zucchero, un pizzico di sale e l'amido. E mescolo con una frusta. Quando vedo che il latte inizia a fumare, posso unirlo agli altri ingredienti. Mi aiuto con un colino per scartare la buccia del limone. Poi mescolo subito con la frusta e riporto nel pentolino. Continuerò a mescolare continuamente, prima con una spatola e quando la crema inizierà ad addensare continuerò con la frusta. Tenete la fiamma medio-bassa. Ci siamo! Ora dovrà raffreddare, quindi la porto in una ciotola e copro tutto con la pellicola alimentare a contatto, così non si formerà la crosticina. 300 ml di panna da montare, 3 fogli di gelatina, 120 ml di latte freddo, 250 g di biscotti rosa di Reims oppure di savoiardi, 500 g di fragole e 30 g di scagliette di cioccolato bianco. Ora lascerò in ammollo in acqua fredda la gelatina in fogli. Nel frattempo vado a prelevare 5-6 fragole già lavate, rimuovo il ciuffetto e le taglio grossolanamente perché poi le porterò all'interno del frullatore. Quindi ottengo una salsa, non preoccupatevi poi se vedete ancora dei pezzetti, non è assolutamente un problema. Ora verso la panna ben fredda di frigo in una ciotola capiente e la monto. Quando la crema sarà ormai fredda, la lavoro leggermente con una frusta e poi posso aggiungerla alla panna montata. Quindi mescolo per incorporarla per bene. Ora sciolgo la gelatina in un pentolino insieme ad un cucchiaio di acqua. Poi la verso nella crema. Mescolo bene bene con la frusta affinché si amalgami uniformemente. Ora divido in due la crema che ho ottenuto. In una aggiungerò la salsina di fragole . Nell'altra aggiungerò delle scagliette di cioccolato bianco che secondo me ci stanno benissimo.
Ora iniziamo ad assemblare il dolce. Ci servirà la cerniera di uno stampo da 24 cm e un piatto, ovviamente. Utilizzerò questi biscotti rosa di Reims. Solitamente si usano per accompagnare lo champagne, ma io li trovo perfetti per questa ricetta. Quindi posiziono i biscotti, o savoiardi se preferite, direttamente sul piatto. E poi li bagno leggermente con il latte freddo. Non esagerate, ne basta davvero pochissimo, non devono inzupparsi. Poi dispongo i biscotti lungo tutto il bordo della cerniera. Se utilizzate i savoiardi, vi consiglio di tagliare l'estremità, così sarà più facile farli rimanere in piedi. Perfetto, ora posso versare il primo strato di crema alle fragole. E taglio anche qualche fragolina a pezzetti. Poi aggiungo dei biscotti per creare uno strato intermedio, quelli che avanzerete. Li bagno appena appena e poi verso la crema restante. La livello per bene e porto la torta in frigo per almeno 5 ore, meglio ancora tutta la notte. Una volta fredda potrò rimuovere la cerniera. Ho già tagliato le fragole a pezzetti. Quindi decoro tutta la superficie della torta. Se vi va potete spolverare con dello zucchero a velo oppure lucidare le fragole con la gelatina. Per decorare la torta aggiungo dei fiori di ciliegio perché sono di stagione e ci stanno benissimo. Poi la avvolgo tutta con un nastrino. E la torta tiramisù alle fragole, o charlotte che dir si voglia, è pronta! Ovviamente vi faccio vedere l'interno. Nonostante la gelatina rimane super cremosa.